In compagnia di Gabriella Bove, che fa parte del cantiere in questa importante occasione intitolata Arte e Bellezza, la seconda edizione di questo appuntamento che lega in questo connubio l'arte e la bellezza organizzato dal cantiere. Gabriella Bove è professoressa d'arte ed è curatrice un pochino di tutta la parte artistica ed espositiva, con la presenza degli artisti qui all'antico Palazzo Rospigliosi, dove appunto si tiene questo appuntamento. Ecco, le chiediamo un pochino di presentarci gli artisti di oggi. Buonasera, questa sera noi presenteremo tre artiste: una disegnatrice di gioielli, Giulia Barela, una decoratrice di pannelli, Alessandra Argiolas, e una scultrice, creatrice anch'essa di gioielli, Isabella Nurigiani. Abbiamo scelto tre donne, tre artiste, che usano linguaggi diversi, ma tutte e tre aspirano all'armonia, alla bellezza. Abbiamo deciso di organizzare questo evento di arte e bellezza anche in medicina, perché in realtà l'arte e la medicina sono strettamente connesse tra di loro e hanno delle affinità. Giulia Barela è una creatrice di gioielli, inizialmente faceva tutt'altro, occupava un posto di rilievo nelle relazioni internazionali. Nel 2009 decide di iniziare a creare gioielli. Le sue opere si trovano in esposizioni sia in Italia che all'estero, in Russia, in Giappone. I suoi gioielli, come poi le persone potranno ammirare in seguito, sono dei gioielli sculture. Perché dico questo? Perché in realtà la creatrice riesce a creare dei gioielli dove i piani si incastrano tra di loro, creando proprio dei gioielli contemporanei che tutte le donne possono indossare per esaltare la propria femminilità, e soprattutto sono dei gioielli che guardano il passato, si nutrono del presente e volano verso il futuro. Giulia Barela, come tutte le altre artiste, è una donna piuttosto riservata, e quindi i suoi gioielli sono il suo racconto. Isabella Nurigiani è una scultrice, anch'essa decoratrice e anch'essa creatrice di gioielli. La caratteristica di questa donna è che usa dei materiali come il ferro e il marmo come se fossero di carta. Crea delle opere leggere, delle opere addirittura che emanano un'armonia musicale. Infatti Isabella Nurigiani è figlia di due musicisti e lei attualmente suona il sax e trasmette con le sue opere un messaggio positivo, un messaggio di speranza. Le sue opere si muovono con un andamento verso l'alto ed è sempre un andamento crescente, mai verso il basso. Poi abbiamo la decoratrice di pannelli, l'Argiolas, Alessandra Argiolas. Alessandra Argiolas ha un curriculum di tutto rispetto, il suo talento è un talento indiscusso. Posso dire, siccome è l'artista che io conosco da più tempo, dal lontano 2007, lei ha avuto e tuttora ancora segue lavori importantissimi e ha decorato ville per le Fendi, per Caltagirone, ha seguito dei corsi specifici in Inghilterra come la Pardon School. Ha all'attivo diverse pubblicazioni, vi è una pubblicazione importantissima in corso di stampa, edito dalla Franco Maria Ricci, sulla ristrutturazione di una villa del Settecento in collaborazione con l'architetto Massimo Cantalupo. I pannelli decorativi di Alessandra sostituiscono i quadri, sono meno costosi, meno impegnativi, si sviluppano in chiave moderna. Anche Alessandra guarda il passato, infatti notiamo in queste sue opere questi riferimenti anche a geometrie di ricordi bizantini, alla cultura classica, ma rielaborati in un linguaggio del tutto personale. Noi non dobbiamo dare una spiegazione precisa davanti a questi pannelli. Come diceva Kant nella Critica del giudizio, la decorazione serve per alimentare il gusto, quindi dobbiamo limitarci ad osservarli ed immergerci in questo mondo fantastico di corolle nere che sbocciano su dei fondi dorati, oppure fiori rosa che sbocciano su dei campi rossi. Lei usa dei colori meravigliosi come i lilla, i viola, i neri e i bianchi, e anche la sua tecnica è una tecnica
tecnica mista, quindi abbiamo scelto per questa serata tre artiste completamente diverse, ma in tutte e tre aspirano alla bellezza, all'armonia in arte. E oggi è anche la giornata della donna, ci sono state alcune dichiarazioni anche da parte della politica che appunto denuncia il fatto che le donne stiano ancora purtroppo in questo paese discriminate e soprattutto a parità di lavoro guadagnano meno degli uomini. Ecco, nel campo dell'arte, Gabriella Bove, ovviamente tu sei esperta in questo settore, c'è anche in questo settore la discriminazione per quanto riguarda, non so, per esempio gli spazi espositivi o la conoscenza? Forse per quanto riguarda gli incarichi, quelli come direttore di museo oppure incarichi come sovrintendente, sì, lì c'è ancora una netta discriminazione, e anche per la figura del critico d'arte, però penso che per quanto riguarda l'arte in generale, come artiste, l'arte è donna, la gentilezza, la dolcezza, l'armonia sono le caratteristiche tipiche della donna. Ecco, ha perfettamente ragione per quanto riguarda gli incarichi prestigiosi in una struttura pubblica, sì, ancora gli uomini fanno la parte dei leoni. Grazie.